Buonasera a tutti, cari amici blucerchiati, benvenuti a questa nuova puntata del consueto appuntamento del martedì sera con SampTube Live. Stasera grande puntata, siamo lieti di avere due grandi ospiti, vado subito a presentarveli. Eccoci qui, siamo qui stasera con Sergio Volpi e Francesco Prati. Allora. Ciao capitano, scusate, stavo mangiando. Ah, tranquillo, Fra, tranquillo. Ciao, capitano! È sparito. Allora, intanto chiamo gli altri a completare la formazione e poi ci presentiamo un attimo. Allora, ciao Loris, ciao Angelo. Ciao a tutti, ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Buonasera, piacere. Come sempre, squadra che vince non si cambia e siamo di nuovo qua, ragazzi. Allora, purtroppo però ci è toccata la puntata dopo la sconfitta, eh? È andata male sta domenica. Devo parlare io? Parla un po' chi vuole, qua. Ma io penso, allora, è vero il risultato non è stato a favore della Sampdoria, però penso che al di là del risultato ci sia stato anche l'aspetto fuori dal campo, no? Che era importante perché sono rientrati tutti i tifosi, è stato anche bello un omaggio a Beck, tutte queste cose qui, a prescindere da tutto. Da un lato penso che la Sampdoria abbia vinto perché veramente ha fatto una coreografia bellissima, un ricordo di un grande ragazzo con una passione eterna che è stato il maestro di questi ragazzi più giovani che possono coltivare e imparare in futuro a gestire una gradinata come quella della Sampdoria. Per quanto riguarda il campo, secondo me poteva anche pareggiare la Sampdoria, non gli è andata bene, non è stata fortunata in degli episodi, poteva essere più cinica, gli è mancato il gol. Allora ragazzi, spolverate anche voi un vostro pensiero sulla domenica e poi chiediamo subito a Fra di parlarci del libro perché lo dobbiamo poi liberare. Voi, Ale, Loris, siete contenti che è tornato il tifo? Cioè, è stata un'esplosione di colori. Loris sembra che sia ancora in campo, ragazzi. Io, come ho detto fuori onda, sono tornato allo stadio dopo parecchi anni. E avevo fatto una promessa e l'ho mantenuta, anche se ho patito lontano dallo stadio, ma prima non ci volevo andare e mi è mancato tantissimo lo stadio, sono contento di aver ritrovato tantissimi miei amici sono comunque contento al di là del risultato. Come ha detto Francesco, è stata una giornata comunque importante per la Samp. Sergio, prima ci siamo persi mentre ti stava salutando. Non è più buono, ragazzi. Pronto? Sì? Sì. Ok. No, mi chiedevo se Sergio... Ciao, capitano! Che cavolo sei? Ragazzi, ci avete fatto sudare per fare questa puntata. Cioè, ma tanto, eh? Tanto, abbiamo inseguito. Anche perché io sono un po' ignorante in questo social qui, capito? Quindi è normale, può capitare, sono messo due ore. Quindi non siamo tanto social. Ma sì, ma in realtà neanche noi. Però le facciamo lo stesso.
portiamo avanti il nostro programmino e poi come viene viene, senza tante pretese. Infatti non ci sono giornalisti, cioè stiamo tutti tranquillissimi, parliamo della partita come parlerebbero dei ragazzi al bar, diciamo così. Manu, posso fare la prima domanda ai due ragazzuoli? Vai, prego. Ieri io ho visto un episodio che a me non è piaciuto tantissimo, che è quello di Pellegrini, che quando è uscito dal campo ci ha messo un quarto d'ora, si è tolto le scarpe, le calze, la maglia, si è tolto qualsiasi cosa. Tralasciando il brutto episodio, io una cosa che mi ha dato fastidio è che non ho visto nessuno da parte della Sampdoria che si è avvicinato verso Pellegrini per prenderlo e portarlo fuori. Sono convinto, non so come aveste, cioè se eravate voi in campo che cosa poteva succedere, perché sicuramente Francesco avrebbe reagito in maniera diversa. Ecco, parto io perché penso di sì, perché Sergio è un po' più timido, anche se poi in campo si trasformava, no? Non più di tanto, però, ma non solo io, penso un po' tutti, anche perché è un atteggiamento che poi si rende antipatici, no? Però delle volte quando fai così è anche un segnale di debolezza in queste situazioni qui da parte di un giocatore che gioca in nazionale e che è un grande campione. Queste situazioni qui poi sono anche antipatiche da vedere, però ti devo dire la verità. In quella situazione lì bisognava far accelerare i tempi anche per dare un attimino un po' di dimostrazione, un po' di voglia di rimettere un risultato in parità. Sergio? Ma, Pellegrini ha fatto il suo, sicuramente non è bello vedere certe cose, e dunque se, l'arbitro poteva e doveva far accelerare questa cosa, magari andando ammonendo il giocatore. Concordo con te, io ho fatto l'arbitro a vedere. Scusate ragazzi, posso chiedere un favore? Vi posso chiedere un favore personale? C'ho qui un ragazzo che è il suo idolo, è Sergio Volpi. Sergio, ti ricordi, ti ho fatto fare un messaggio vocale. Ti vorrebbe fare un saluto. Tieni, senti. Vieni. Sergio. Aspetta, eccolo qua. Sono io. Ce n'è un po' troppi stasera, wow. Festeggiamo un compleanno di un nostro amico, del bomber, grande, della squadra che allenavo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera ragazzi, forza Doria. Sempre. Allora, torniamo a noi. Sì, l'episodio non è stato bello, però insomma... A quel minuto lì ormai secondo me era anche un po' Manuel, comunque, la partita, non è che si potesse fare più di tanto. Comunque la vedi? Io la vedo che la cosa positiva innanzitutto è che il gruppo organizzati sono tornati tutti assieme. Quella è stata la vittoria della Sampdoria, a prescindere dal risultato, perché comunque dopo 24 anni che tutta la gradinata sud si riunisce e va tutta al piano di sotto, è stata una roba fantastica. Sì, quindi, la partita poi il risultato è relativo, dai, alla fine il risultato è relativo, vincere noi. Allora, se andiamo a vedere le occasioni, la Roma ha fatto un tiro in porta come ha fatto la Sampdoria, è una partita da 0-0 classica, quindi insomma direi che le partite da vincere non sono queste, ma devono essere quelle con la Salernitana, cercare di non perdere a Bologna, cercare quantomeno di portare punti in casa contro il Verona, quindi insomma. Non sono quelle da vincere, però ci stiamo avvicinando comunque alla fine del campionato, ormai mancano quelle 4-5 partite, quante sono? Devi pareggiare. Hai 7 punti. Ci servono quei 6-7 punti per almeno arrivare tranquilli. Con Loris parlavamo prima, insomma, un punto a Bologna e 3 con la Salernitana già ti potrebbero far arrivare con una relativa tranquillità al derby. Poi il derby è partita a sé e lì te la vai a giocare.
gli anni di Novellino siano sempre stati entusiasmanti da parte di tutti, a livello di attaccamento, a livello di giocatori. Io penso che quello sia stato quello che ci ha fatto fare la differenza, no? Sia in campo, fuori dal campo, perché lì la Sampdoria era un'unica cosa, a partire dalla società, tifo e squadra, quindi eravamo tutti uniti e l'unione fa sempre la forza. Noi avevamo un grande gruppo che nessuno pensava a se stesso, ma pensava solo alla squadra e fare il bene della Sampdoria. È per questo che sono arrivati i risultati anche in 5 anni, nonostante non si è vinto niente, però penso che quella squadra lì sia sempre ricordata per i valori, per gli uomini e per quello che hanno dato in campo, e quindi questo mi fa enormemente piacere, perché eravamo veramente un gruppo unito, andavamo la sera a cena, poi eravamo tutti italiani, ragazzi, e la differenza è anche quella, condividere con gli italiani stesse usanze, stessa passione, stesse motivazioni. Ti fa cambiare tantissime altre cose, ragazzi. Io vi devo lasciare, ho un compleanno, se no mi stanno ridendo, mi stanno ammazzando. È sempre una cosa, un piacere, vi voglio bene. Una cosa, veramente. Una cosa. Una cosa ti volevo dire. Come? Volentieri. Allora ti devo ringraziare. Vai. Perché anni fa una ragazza è arrivata con i pantaloncini del Doria tuoi, con scritto tanti auguri Alessandro, di buon compleanno. Non so se hai capito. Sono io che devo ringraziare, sì, sono io che devo ringraziare voi, perché siamo stati partecipi di una cosa importante, era per la Sampdoria. Quindi io ho fatto bene grazie a voi, e quindi il grazie va sempre diviso con tutti, va sempre diviso anche che appunto, non un mio compagno di squadra, ma come se fosse mio fratello, Sergino. Quindi spero un giorno che quando lui diventa allenatore possa fare il secondo a lui, veramente, perché gli voglio un bene dell'anima. E quindi speriamo che le nostre strade si ecco, è più facile allora trovi. Ragazzi, sono io che devo ringraziare voi, perché voi mi avete dato la forza per fare belle cose in campo. Guarda, Fra, cercheremo di riaverti di nuovo in diretta con noi appena sei disponibile, per parlare anche un po' di Vai volentieri, vi aspetto venerdì, perché vi aspetto venerdì alla presentazione del libro sul Primo Canale, e quindi poi sarò a Sam City la prossima settimana, quindi mi troverete spesso a Genova, quindi poi ci sarà anche un'altra cosa in più dove mi porterà ad avvicinarmi sempre di più a Genova. Grande. Grazie, non lo posso dire, però. Vi mando un grande abbraccio, ragazzi, è sempre un onore e un piacere condividere con voi. Sergino, ti voglio bene, ciao fratellone, ciao. Ciao Fra, ci sentiamo. Ciao Francesco. Ciao amore. Ciao ragazzi. Ciao. Che bello, ragazzi. Basta, chiudiamo, sigla. No, scherzo. Volevo aggiungere che dopo quei pantaloncini che mi ha regalato questa ragazza, siamo finiti in Camporella, righi. Quindi lo ringrazio due volte, Francesco. Marco, due. Abbiamo iniziato alla grande, direi, la puntata. Abbiamo iniziato col botto, sì, abbiamo iniziato. Pure frizzato Ale dopo questa dichiarazione, quindi siamo a posto, dai. Esatto. Tutto. Peccato che è potuto rimanere poco, perché io avrei voluto dirgli... Va bene, c'è Sergio. Ma... Ovviamente... Quindi abbiamo il capitano che, caspita... Certo, no, per carità, infatti... Io sono emozionatissimo, non te lo nascondo, Sergio, perché io ho 25 anni, quindi basta che fai un conto, cioè voi siete gli eroi della mia infanzia, cioè io ero un bambino quando giocavate, e quello che diceva Fra, quell'ambiente lì, quella cosa lì, io l'ho vissuta vedendola da bambino, per me è stato qualcosa di incredibile, tutto quello che è venuto dopo, per quanto crescessi, continuavo e capivo sempre di più che quello che avevo visto prima era qualcosa di diverso. Oh, Manuel, poi sei un po' figato, io te lo dico. Poi per tanti fattori, ma era qualcosa di diverso. Non credo che, cioè, credo che sia stata l'ultima Samp famiglia, perché poi anche quella del 2009-10, già lì
si respirava un po' più di professionismo, c'era qualcosa di diverso, non so come spiegarmi. È imparagonabile, direi. Questo voleva essere un po' un sunto e un ringraziamento. È imparagonabile, direi, al gruppo di Sergio. Gli anni miei, gli anni con Francesco, gli anni di Novellino, eravamo, come ha detto Francesco prima, un vero gruppo, perché veramente tutti i giovedì sera si usciva a cena insieme. Addirittura il primo anno, 2002-2003, il martedì sera andavamo tutti a casa di un compagno, si mangiava lì, si giocava a carte lì, così per passare la sera, PlayStation. Poi tante volte si dormiva lì e poi il mercoledì mattina c'era allenamento, dovevamo andare a Bogliasco a fare allenamento. Ma così veniva una cosa naturale e credo che quello sia stato il successo di quella squadra. Allora, intanto qui ovviamente si sprecano i complimenti, i saluti. Ne avevo letto uno carino e anche una domanda. Ci chiedeva Marco Colombo se allenassi qualche squadra, ne parlavamo prima. Sì, alleno una squadra qui in provincia di Brescia. Raccontaci un po' com'è passare dall'altra parte, fare l'allenatore. È dura, eh. È dura perché devi ragionare per 25 ragazzi e poi non è semplice perché nei dilettanti è tutto un altro mondo e vedi la vera passione, la voglia veramente dei ragazzi di venire a fare allenamento perché magari hanno fatto una giornata di lavoro, si presentano all'allenamento, non mancano mai, fa freddo, caldo, vedi la vera passione del calcio. Bello, bello. Tra l'altro, tu hai iniziato presto, cioè presto, una decina di anni fa, no? Con la carriera d'allenatore? O sbaglio? E quando ho smesso, sì, 11 Quando hai smesso? anni fa. Sono già passati 11 anni quando sono vecchio io, Ora, una domanda posso fartela? Ma vai, certo. ragazzi, non chiedete, fate domande, parlate, ruota Allora, libera, via, libertà. quando sei andato via, è stato Sì. messo Palombo al tuo posto, è stato adattato nel tuo ruolo. Secondo me lì è stata la rovina di Palombo, secondo me. Non è più stato il vero Palombo, secondo me. Tu cosa ne dici? Non lo so perché sono andato via, l'allenatore che è rimasto, non tra virgolette, non aveva bisogno di giocatori delle mie caratteristiche e ha messo Angelo lì insieme ad altri giocatori con caratteristiche diverse dalle mie. Ma Angelo poi, secondo me, ha fatto molto bene, cioè, è cresciuto tantissimo, ha fatto bene alla Samp. Poi c'è stato quel periodo in cui è andato via, che è andato 6 mesi all'Inter, un anno, non mi ricordo, così No, poi pochi ha minuti. fatto. E dunque credo che anche lui sia stato parte di quel gruppo del 2002, che è nato nel 2002 e ha portato avanti determinati valori che c'erano in quel gruppo. No, quello Poi senz'altro. Quello senz'altro. Però non poteva fare il Volpi, secondo me. aveva caratteristiche diverse e Di diverse. probabilmente, non so, io sinceramente non mi piace Chiaro, giudicare i miei compagni, ex compagni, ma come non giudico i calciatori di ora, perché il calcio secondo me è cambiato molto rispetto ai tempi. certo. C'è qualcuno in cui ti rivedi maggiormente? Questa Serie A o comunque sia in giro. Non lo so, non, ripeto, non mi piace giudicare i giocatori, i calciatori di ora. Sicuramente è un calcio diverso rispetto agli anni miei. Non so se è meglio o se è peggio, però
Io preferisco ancora il vecchio calcio, il calcio di una volta. Certo. Qual è il giocatore più forte con cui hai giocato? Ma allora, il giocatore più forte con cui ho giocato, se parlo di stranieri, sicuramente Recoba. A Venezia. Giocatori italiani, cioè, più forte, cioè, secondo me Francesco è uno che ha avuto meno rispetto alle sue qualità che aveva, ha giocato poco in Serie A per le qualità che aveva. E poi c'è stato Cassano, ha giocato con tanti giocatori forti, soprattutto lì alla SAM. Per me un giocatore forte che c'era alla SAM, che si è parlato sempre poco, era Ciccio Pedone, ma credo che sia stato uno dei giocatori più forti con cui abbia giocato a livello tecnico, a livello di tutto, era sempre pronto, era sempre nel posto giusto, al momento giusto, tecnicamente era un giocatore validissimo e per me è stato un giocatore sottovalutato nella sua carriera. Allora, leggevo qui in chat un po' di commenti, intanto ti saluta Roberto Velmini dalla Brescia Brucerchiata, dice: ora Sergio è un grande mister, salutami Andrea Frusconi, grande Sergio, la Brescia Brucerchiata è presente. E poi leggevo invece un commento da Twitch di Fabio il Magnifico, ti chiede: partita più bella che tu ti ricordi e partita più brutta. Quale diresti? Ma allora, partita più bella è sicuramente nei derby ho avuto la fortuna di giocarne 5, vincerne 4 e pareggiarne 1. E quelle sono partite particolari, ma la partita più brutta, non so, mi viene in mente che secondo me abbiamo fatto una grande partita per 90 minuti e poi abbiamo perso 3-2 con l'Inter e quella ci è costata probabilmente la Champions League, però per 88-89 minuti abbiamo fatto una grossa partita. Poi mi viene da piangere l'ho già detto in live, quella lì è stata la mia prima trasferta. La mia Sergio, prima trasferta è stata quella partita lì. Dire quella più bella o quella più brutta, non so, lascio giudicare i tifosi. Quella... Sì, che poi Sergio, come viene a vedere... Cioè, poi posso dirti che la più bella è stata magari il giorno della promozione contro il Cagliari, che abbiamo vinto 3-1 in casa. Però se poi paragono i derby vinti, preferisco scegliere quella del derby. Non so, quella più brutta, il 5-0 col Milan. Era a metà campionato, però se poi vado a vedere, quella con l'Inter mi è costata la qualificazione in Champions League, perché vincevamo 2-0, a 5 minuti dalla fine siamo riusciti a perdere 3-2. Ci stiamo chiedendo ancora oggi come è stato possibile. Ce lo stiamo chiedendo tutti. Tra l'altro, la partita che avete giocato al ritorno a Marassi, avete preso 50.000 pali. Le ultime due partite col Bologna. Con abbiamo preso 3 pali con l'Inter. Siamo andati a Bologna, abbiamo preso 3 pali a Bologna, non ci è andato un rigore su Tonetto clamoroso. Probabilmente non dovevamo andare a qualificarci per la Champions, perché non era possibile. Le ultime due partite abbiamo preso 6 pali, che tra l'altro era una Serie A difficilissima, perché comunque la Roma, che aveva giocatori incredibili, non si è neanche piazzata per posizioni europee. Poi comunque sia c'era la Juve dell'epoca, che insomma, che era una grande squadra, l'Inter uguale, Milan quinto posto, non è malissimo, dai. Se consideriamo assolutamente, però quando vai a vedere poi quella stagione lì, la cosa che ti viene in mente è: se non avessi perso a San Siro 3-2, mi qualificavo in Champions, bastava il punto.
Certo. Sì. Poi magari poi perdevi lo spareggio con l'Udinese, non lo so, però perché sarebbe stato, sarebbe stata sicuramente una cosa in più. Io comunque a prescindere ho un ricordo bellissimo di quegli anni lì, con il dualismo appunto con l'Udinese, tutte le volte che si parlava di Europa, era pazzesco, pazzesco. Ma ci hanno fregato più di una volta loro, mi sa. La Coppa UEFA del 2004. Infatti, ci hanno fregato più di una volta. Il primo anno di Serie A, 2003-2004, sì. E poi l'anno dopo, loro quarti, noi quinti. Allora, leggevo sempre un po' di commenti. Simone Sider, un ricordo di Aimo Diana. Perché per me è un giocatore incredibile, o forse uno dei gol più. Alla Juve. Anche per, voglio dire, per fisicità, no? Era uno di quelli che in campo risaltava. Poi quello col cerchietto l'abbiamo sostituito, è arrivato Ziegler. Madonna. Devo dirlo io, il ricordo di Aimo Diana? Sì, insomma. Ricordo di Aimo, tra l'altro è di Brescia come me, dunque credo che abbia fatto delle stagioni importanti alla Samp, e se non avesse avuto la pubalgia nel 2006, probabilmente sarebbe stato convocato in mondiali perché era in pianta stabile in nazionale, poi ha avuto quel problema di pubalgia e non andò ai mondiali. Allora, io vado a cercarmi intanto un po' di classifiche, che tra un poco ci ributtiamo nel momento presente della Samp, perché ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del campionato e sarà dura. Tanto Sergio, ci auguriamo tutti che presto possa cambiare la società qua alla Sampdoria. Se un domani dovesse arrivare una chiamata anche per settore giovanile o comunque qualsiasi squadra a tinte brucerchiate, quanti secondi ci pensereste a dare una risposta? Ma credo di trovarmi già lì. Se dovesse, ma vedremo se succederà. E ce ne sono tanti che auspicano di tornare. C'è una bella concorrenza. Anche Bonetti, l'ha detto. Infatti, tutti quanti. Cioè, voi siete l'emblema di una sampdorianità che non si respira più da anni. È un sogno. Ogni tanto i sogni si avverano, no? Speriamo. Mamma mia, mi viene da piangere. Sarebbe una bella coppia io e Francesco, no? Certo. Dureremmo tantissimo. Non c'è manco da chiedere, Sto male al pensiero. Oltretutto Sergio mi ricorda le vittorie anche a Cagliari, perché non sono più viste le vittorie a Cagliari. Con una cannonata sulla. Speriamo che cambi questa cosa, soprattutto per quando torni in società vinciamo a Cagliari. No, perché prima mi avete detto che l'ultima vittoria a Bologna è stata quella col gol di Cristiano Doni e io presente. Pensa quella un po'. Col Cagliari, tutti gli anni vengo chiamato dalle televisioni o dai giornalisti per dire che l'ultima vittoria a Cagliari è stata quella in cui ho fatto gol io. Forse è meglio che si volti pagina e cambino le date dell'ultima vittoria. Concordo. Se pensiamo che a Napoli non vinciamo dal 98 anche, quindi. Lì non c'ero dunque. Non so. Ma ci guardiamo due gol? Mi sembra di sì. Dai. Allora, mi date un po'.
Ma cos'è sto silenzio, raga? Aspettavo il gol, raga, io un po' di domande che ho fatto. Prima c'è bisogno del tempo di metterli, cioè qua sono uno a fare la regia, mica sette. Cioè... Allora, diciamo che le bestie nere stanno aumentando sempre di più perché stanno sempre più scarsi. È ovvio che... le squadre ostiche aumentano anche perché stanno sempre più scarsi. Ah, Sergio, prima mi hai detto che non hai seguito tantissimo la Samp, però da quel poco che hai visto, secondo te, che cos'è che manca? No, non l'ho seguita perché si gioca domenica pomeriggio, io no, gioco certo, domenica certo. pomeriggio e... Ah, io ho una mia idea e credo che questa situazione generale della società un po' abbia influito sulla squadra, perché quando non hai delle certezze tutti dicono sì, sono professionisti, non pensano a quello, però poi le voci girano, i giornali si leggono, è un po' sicuramente ha influito. Mi aspettavo che con gli arrivi da gennaio di Sensi e tutto il resto qualcosa in più potessero fare. Però mancano ancora sette giornate, sono a più sette dalla zona retrocessione. E io credo che con due vittorie fatte subito sia fuori definitivamente dalla zona pericolo. Ma dobbiamo mica ringraziare D'Aversa? Ma non so. No, io credo che D'Aversa abbia fatto quello che poteva fare col gruppo che aveva, però non era in una situazione facile da poter lavorare, perché le voci riguardanti la società non erano tra virgolette positive. Bastava leggere i giornali, ogni giorno ne saltava fuori una, e l'arresto e mica arresto, e salta D'Aversa e non salta. No, ma io intendo che forse D'Aversa ha fatto meglio di Giampaolo, volevo dire quello io, con tutta la stima per Giampaolo. No, vabbè, Giampaolo secondo me ha bisogno di tempo per mettere in pratica le sue idee, e sicuramente un allenatore preparato e riuscirà a portare la squadra in zona tranquilla, questo è, secondo me non è in discussione. Secondo me bisogna capire poi per il prossimo anno quello che sarà a livello societario, quello che sarà la società, quello che potrà fare la società e dove potrà portare la squadra, la società. Per me la Sampdoria non può e non deve lottare per la classifica che ha tuttora. Deve stare nella parte sinistra della classifica. Poi può qualificarsi, può lottare per l'Europa League e tutto, e magari arriva a tre punti dall'Europa League, però quelli sono i campionati che deve fare la Sampdoria, non questi da zona, tra virgolette, zona rossa. Ma una volta ci lamentavamo che i genovesi non compravano la Sampdoria, ora siamo arrivati a punti che neanche più gli italiani comprano le società. Non è semplice in questo periodo storico trovare un acquirente italiano che possa garantire cose nel calcio. È più facile che arrivi lo straniero e che investi uno straniero. L'importante è che siano persone serie che mettono la società a posto e che abbiano un progetto valido. Forse è giusto per Cassi con l'Atalanta, ha dimostrato questo negli ultimi anni, se andiamo a vedere, perché comunque 5 anni che sono in Europa alla fine, se andiamo a vedere. Sì, però per Cassi ha un lavoro dietro già impostato nel tempo.
Da anni, a partire dal settore giovanile, dove ogni 2-3 anni buttano fuori i giocatori che a loro sono costati zero, tra virgolette, e poi li vendono a 30-40 milioni di euro, perché andiamo a vedere chi ha venduto l'Atalanta negli ultimi 10 anni, è una squadra fortissima in Serie A. Oh, finalmente sono pronti i gol, così ce li possiamo vedere insieme, ragazzi. Ce l'ho fatta. Ed ecco il gol, un gran bel gol di Volpi al 34esimo del secondo tempo, quindi spera Mancini, ma guardate il sinistro. Allora, intanto contestualizziamo un po' gli anni in cui abbiamo preso i gol. Quella Napoli, Sergio, era della promozione in Serie A, giusto? Sì, era la... Questo campionato è iniziato dopo, alla terza giornata. Le prime due non si giocavano per problemi, non mi ricordo bene. Di quell'anno avevi fatto benissimo, hai fatto 8-9 gol, giusto? 8 gol, il mio record. Eh sì, infatti, mi ricordo. Un bel gol a Cosenza, mi ricordo. Punizione. Bellissimo quello. Mamma mia. Con la regina. Questi erano gli anni che quando si faceva gol a Gradinata veniva tutta giù. Sì. Che culo. Questo col Siena. Ah, questa è stata la mia doppietta. Poi ho fatto gol su rigore. Questo però già più moderno. Questo è un po' più vicino, forse. No, questo è quello dell'anno dopo col Siena, perché il Siena sale in Serie A con noi nel 2002-2003, questo con l'Ascoli. Che quell'anno avete costruito una squadra comunque sia per la Coppa UEFA e il girone d'andata eravate anche bene, insomma, avevate 32-35 punti, poi siete calati, avete avuto questo calo dopo l'infortunio di Bonazzoli, che per voi è stato determinante. Era il primo anno di A? O il terzo anno di A. Secondo il terzo. Quello delle 6 sconfitte consecutive? Mi sa proprio di sì quello. Quello che si parlava prima dei 17... Esatto. Ma lì fu una stagione particolare, perché finché Bonazzoli stava bene, Bazzani si è rotto il ginocchio, è rientrato, poi si è rotto un'altra volta, parecchi infortuni, giocavamo ogni 3 giorni, così abbiamo avuto grosse difficoltà, ci siamo trovati con i giocatori contati, tra virgolette, e abbiamo subito. Poi quando entri e inizi a perderne uno, perderne due, perderne tre, perderne quattro, prendi un attimino di paura, diciamo, tra virgolette, e non vedi l'ora che finisca la partita, magari sullo 0-0, per prendere un attimino di fiducia. Certo. E noi non ci riuscivamo. Anche perché alla prima mezza occasione degli avversari pigliavano gol, magari senza meritarlo. Tra l'altro avete avuto questa difficoltà anche l'anno dopo, perché poi avete vinto, mi sembra, la quinta o la sesta partita nel 2006. Quindi, insomma, è stato tutta una... Sì, una è serie... stato un periodo un po' così. Sì. Ci siamo ripresi, dai. Però probabilmente eravamo, tra virgolette, magari anche alla fine di un ciclo e magari ci doveva cambiare, non lo so. Non lo so, perché poi ogni annata ha la sua storia ed è difficile ora dire cosa non andava. Ma senti, ma invece il primo anno di Serie A hai guadagnato anche la nazionale. Tu debutti nel 2004 con la Repubblica Ceca. Sì, 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 sì.
Diciamo che non è stato, tra virgolette, il mio migliore anno, devo essere sincero, ma perché fino all'ultimo abbiamo sempre, non è una scusa, non voglio prendere nessuna scusa, nessun alibi, diciamo che ho fatto un anno molto particolare, ho sofferto per un anno di pubalgia e mi sono dovuto operare a fine stagione. Però dove, tra virgolette, non volevo star fuori, non volevo star fermo e giocavo con prendendo degli antinfiammatori e allenandomi poco. E probabilmente è stato un errore mio quello di voler continuare ad allenarmi e a giocare, magari con un periodo di riposo, curandomi in maniera diversa. Magari avrei recuperato prima, avrei evitato un'operazione, avrei fatto meglio. Poi dopo l'operazione, l'anno dopo mi sono ripreso e penso di aver fatto altri anni così. Eh sì, è vero, è vero. Allora io intanto qua sto mandando in loop le immagini perché sono un piacere per gli occhi e notavo in questo gol qua con la Roma hai giocato con Fabio Quagliarella. Sì. Lui è ancora lì a combattere, ragazzi, cioè... Ma è giusto, se sta bene fisicamente e mentalmente, sta bene, è giusto che continui a giocare. Io ho smesso perché mentalmente non ce la facevo più. Che tra l'altro poi, Sergio, nell'anno che hai giocato con Fabio Quagliarella, lui era partito come quinta, sesta punta, perché addirittura c'era Vieri in ritiro, mi ricordo. Oddio, è vero. Era venuto, ma poi se n'era andato subito. Esatto. Ero depresso. Vieri ha fatto la presentazione, poi se n'è andato. Sì, era venuto a fare la foto con la maglia, ma basta. E poi non si è più visto. Era depresso, ha detto. Ho letto il libro, era depresso, ha detto. Ma non so, non l'ho mai capita come mai. Ho letto il libro, dice che non c'era con la testa. Problemi al ginocchio, io avevo capito una cosa del genere. No, ha perso i mondiali, adesso ci sono qualcosa i mondiali, ha perso i mondiali, vero? Okay. Sì. È andato fuori a bere lì. Anche perché poi quei mondiali lì, l'Italia li vinse, dunque. E lui era un punto fermo di quella nazionale lì, poi è stato... Era un grande attaccante, veramente. Penso che fosse uno dei più forti in Italia. Il mio Italiano. Idolo era Kutuzov. Vitali. Vitali Kutuzov. Brutto vedersi, però. Vitali. Se lo beccavi in giornata ti faceva male, però. Che Novellino lo usava anche nella fascia, addirittura nel suo 4-4-2 a volte. Sì. Mister Novellino, il primo, no, il secondo anno di Serie A, no? Sì. Utilizzava quattro terzini sulla fascia. Te lo volevo dire Pisano, prima, c'era Diana, Pisano. Tonetto, Pisano e Pisano. Esatto. E siamo arrivati quinti con quattro terzini. Il calcio è strano. Aveva adattato anche Maggio, se non vado errato, perché è passato da terzino a giocatore di fascia poi con lui, proprio di centrocampo. Era nel suo DNA fare questi cambiamenti e gli piacevano determinati giocatori, determinate situazioni. Lui era, diciamo che all'epoca era uno degli allenatori a livello di squadre, non dico Milan, Inter, dei top club, e penso che fosse uno dei migliori allenatori per le squadre che lottavano per l'Europa e per la metà classifica. Diciamo. Per la Serie B sicuramente, perché dove andava vinceva sempre, dunque era una garanzia. Direi proprio di sì. Angelo, prima Francesco ha sottolineato che eravate tutti italiani. Quest'anno la nazionale non si è qualificata per i mondiali dopo aver vinto un europeo. Secondo te il calcio italiano, abbiamo sottolineato che non ti piace e non piace neanche a noi in questo calcio, ci piace più quello vecchio. Secondo te però il campionato italiano cosa dovrebbe fare per un cambiamento, ecco? No,
No, a me non piace questo calcio italiano, ma perché io vedo il calcio ancora quando ero bambino e non c'era la tecnologia in campo e non c'erano queste cose. Poi vado a vedere, vedo le immagini, ai miei tempi il rigore che è andato all'Inter non l'avrebbero mai dato, cioè per un pestone involontario. Cioè io capisco, vabbè, tutto ai miei tempi no, non sarebbe mai stato rigore. Ai miei tempi in area volavano pestoni, cazzotti e nessuno diceva nulla. Adesso con la VAR c'è il rigore, non c'è rigore, un centimetro fuori gioco, un centimetro in area. Cioè, poi vanno la VAR, stanno fermi 3 minuti, poi riprendono, poi stanno fermi altre. O si usa sempre o non si usa mai. Poi vado a vedere Torino-Inter non danno un rigore clamoroso e invece danno rigore in Juventus-Inter per un pestone. Beh, non Sì, so, a discrezione per quello. dunque preferisco come una volta dove l'arbitro sbaglia, vede, non vede, sbaglia di qua, sbaglia di là e via. Però così con la VAR e sbaglia lo stesso c'è qualcosa che non funziona. Una finta Secondo trasparenza, me dai. è per questo che non mi piace, perché la VAR secondo me può essere d'aiuto, ma va usata sempre, non va usata solo ed esclusivamente certe volte, Quando allora fa non comodo. serve. Cioè, boh, non lo so, però magari sono io che sono ancora No, 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 di vecchia no. data e via, È un vedo pensiero comune, direi, determinate. Sergio, direi. Perché io poi ieri sera a caso ho visto la partita Milan-Bologna, se è rigore quello dell'Inter per il pestone, allora è rigore anche la testata di Medel a Ibra. Perché Sì. alla fine chi ha preso la palla è stato Ibrahimovic e Medel gli ha dato la testata e ha procurato un danno. E dunque allora è rigore anche quello. E perché lì no e di là il pestone sì? Boh, non lo so, ma è una mia opinione, poi No, ripeto. no, ma sono Giusto, pienamente sbagliato. d'accordo su questo. Guarda, la Ma VAR secondo me non è male, nel senso che a volte ti salva dai erroracci, solo che è a discrezione dell'essere umano. L'essere umano può essere anche un falsone, cioè, se decidesse un no, computer ma tutto. io capisco, però il discorso è che faccio io è ho questo. Ho questa fortuna di usare la tecnologia. La uso sempre o la uso solo in determinate situazioni? Se ho la tecnologia per migliorare, per avere meno errori, la uso sempre. Certo. Quindi se l'ha toccato col braccio, se c'è stato il pestone, se c'è stato. Però deve essere usata sempre, altrimenti non la uso, altrimenti la tolgo. È inutile che la uso per il pestone, non la uso per il rigore in Torino-Inter. Te lo ricordi il gol di O per Saponara a Torino con la Juve? Che sono risaliti a mezz'ora prima di partita per annullare il gol di Saponara, ve lo ricordate? quello con la Come l'ha Juve del annullato? pareggio, Sono risaliti a mezz'ora prima per annullarci quel gol, dai. sì, è vero. Allora, cioè, c'è la fortuna di avere la tecnologia, usiamola, ma usiamola per tutte le situazioni. Certo. Se posso esprimere un pensiero su questa cosa qua, io Sergio sono d'accordo con te. Il problema è che se la dovessi usare sempre, snaturi completamente il gioco, cioè non Allora diventa la più, togliamo. diventa un'altra cosa. Sono Allora la tolgo. d'accordo, anche da un po' da romantico, sarei molto di più per dare la responsabilità a un arbitro che è un essere umano, che si prende la responsabilità di sbagliare. Il problema è che però ci vuole anche il rispetto di quella possibilità lì, della possibilità dell'errore. E ti dico io che ho vissuto un po' i campionati dilettantistici da arbitro, e ovviamente noi andavamo ed eravamo completamente soli, senza neanche guardialinee, non c'eravamo, non era possibile, non c'era quel rispetto lì del tuo errore. Vedevi i calciatori che sbagliavano i tiri, che si mangiavano i gol impossibili a quel livello lì, da impossibili da sbagliare, e poi non ammettevano che tu fischiavi male. E questa cosa derivava da quello che loro vedevano nel campionato maggiore.
cioè la deriva che ha preso il calcio, il fatto che la VAR sia diventata secondo me necessaria è stata per come dire, compensare tutte le furbizie, tutto quello che poi le squadre hanno iniziato a portare in campo. Non so se sei d'accordo, non sei d'accordo. No, no, ma io, allora, io sono d'accordo, ma sono d'accordo se la VAR viene usata sempre. Quando c'è un contatto in area, che poi uno lo vede e dice no, non è rigore, tanto ci mettono un secondo, non è rigore, basta. Ma non puoi usarla per il pestone, perché c'ho in mente il pestone di Juventus-Inter, non puoi usarla per il pestone di Juventus-Inter e dare un rigore quando due domeniche prima in Torino-Inter c'era un rigore grosso come una casa e non è stato valutato rigore. C'è qualcosa che non funziona allora. Sì, quasi sono andati ad aumentare questa, come dire, la disparità di giudizio, perché già la Moviola, quando la facevi in televisione, no, ma, li mettevano ma paragoni. Anche perché, cioè, anche perché le immagini del rigore in Torino-Inter sono clamorose. Sì. Almeno quelle che ho visto io. Cioè, sì, sì. Non si può dire che ha preso la palla. Prima ha preso il piede e poi la palla. E dunque è rigore. Cioè, non, boh, non so, poi si pensa subito alla malafede, che perché, cioè, boh, non so, non voglio dire queste cose, però, cioè, abbiamo la fortuna di avere la tecnologia, si usa sempre. O non si usa, oppure si toglie. In Inghilterra quante volte la usano? E si menano il doppio rispetto a noi in Italia. E non si fermano mai. Ma guarda, non si fermano mai. Il VAR l'ha messo a furor di popolo perché la gente non ne poteva più. Però poi a discrezione sempre di chi comanda il calcio. Dai, fondamentalmente, cioè, non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, no. Perché la discrezione c'è sempre. Sì, la classica sudditanza psicologica, no? No, è per quello che io mi arrabbio quando i giocatori mi arrabbio quando i nostri giocatori non si arrabbiano mai, cioè Quagliarella piglia un calcio della Madonna, sta zitto. Io mi ricordo Sergio che di nome fa tranquillo, mi pare, ma non lo era tranquillo in campo, si incazzava, era capitano infatti. Ma adesso è tutto diverso. Ai miei tempi le telecamere nei spogliatoi non venivano, cioè, parliamoci chiaramente, quello che è successo in un derby l'anno che c'ero io, il primo anno di Serie B, le telecamere, se ci fossero state le telecamere saremmo stati squalificati in 6 o 7 da una parte e 5 o 6 dall'altra. Però non c'erano, non entravano negli spogliatoi e sotto nel tunnel è successo il finimondo. Cioè, ve lo posso garantire. Come mai? Cos'era successo? C'è ancora che non si possono raccontare. Sono passati 15 anni. Vi posso dire che c'è stato un bel po' di parapiglie, sono volati anche spintoni, quasi cazzotti, schiaffi, calci. L'avete menati per bene. Io tra l'altro un ricordo di Sergio, diciamo, Francesco. Che qualcuno che giocava con me, che portava il numero 9 in Serie B, si è buttato nella mischia ed era bello grosso. Bazza! Sì. Non faccio nome, dico solo il numero di mani. È un bolognese focoso. E lì è stato bella pesante. Non lo vorrei mai trovare. Però ci si rispettava, finito tutto, c'era il massimo rispetto. E chiamava la maglia, perché ora finita la partita vanno su Instagram a scrivere cazzate. non c'erano i social all'epoca. Che ha infighettato troppo così. No, noi eravamo, voi eravamo della vecchia generazione, queste cose, questi social, Instagram, Facebook, così, sono arrivati dopo, almeno io non li ho mai avuti. Tra l'altro, adesso se non ce l'hai sei out. Sì,
Esatto, sei un disperato se non hai Instagram o Facebook, perché adesso ci si conosce tramite Instagram e Facebook, prima riusciva, si andava in giro e si conosceva le persone, adesso se non hai Instagram e Facebook sei uno sfigato, tra virgolette. E invece è il contrario, perché un conto è fermare una ragazza per strada, un conto è cliccare un bottone. Poi c'è su anche i pantaloncini di Francesco, figura. Serata gloriosa, grazie a Francesco. No, tra l'altro, quei pantaloncini lì ti hanno fatto fare una mega serata. Veramente. Ale, parlavi prima di Carogna negli occhi, che non vedi più quel giocatore che, insomma... Io mi ricordo una volta Sergio e Francesco in un Sampdoria-Lazio che Di Canio aveva segnato su rigore, è andato a esultare sotto la gradinata sud, se lo sono mangiati. Sì, sì. Preso, l'avete accompagnato a centrocampo te, Francesco, mi ricordo. Bazzani, Flacchi e Sergio. Esatto. Ma perché... Perché secondo me... Adesso vengono tutti sotto la gradinata e fanno quello che vogliono. Devi avere rispetto delle persone, di dove sei. Cioè io se faccio gol, se avessi fatto gol a Roma contro la Roma, non mi sarei mai permesso di andare sotto la curva sud della Roma a esultare, anche perché vuol dire proprio essere, tra virgolette, uno stronzo. Cioè, solo chi naglia lo faceva. Solo chi naglia lo faceva. Andare a prendere gli insulti. Perché cosa vado? Cioè, i miei tifosi vado a esultare sotto lo spicchio dei tifosi, soprattutto se sono in trasferta, che magari hanno fatto 20 ore di pullman, 10 ore di treno, magari piove pure sotto l'acqua, che sono venuti apposta. Cioè, è giusto andare a festeggiare con la tua gente. Senti, invece, cosa ne pensi del fatto che la gradinata e tutti i vari gruppi organizzati sono, you know, riuniti tutti insieme? Allora, io ho avuto la fortuna di aver visto la gradinata non piena, di più quando io giocavo lì, però gli ultras erano al piano di sopra. E adesso mi hanno detto che sono venuti giù sotto, si sono riuniti tutti, non lo so. Sinceramente, appena avrò la possibilità, voglio venire a vedere com'è proprio con tutti i gruppi lì sotto, perché secondo me è uno spettacolo, era già uno spettacolo quando erano divisi uno sotto e gli altri sopra. Ma credo che non c'è sempre stato questo attaccamento, questa cosa alla squadra, alla maglia, almeno io parlo degli anni in cui ci sono stato io. Cioè, non ho mai visto la gradinata vuota o semi vuota, cioè è sempre stata piena. Cioè, io mi ricordo il giorno della presentazione, prima di partire per il ritiro a Moena, era metà luglio, una roba del genere, e poi partivamo per Moena. Cioè, c'era metà stadio pieno, c'erano 15.000 persone, se non mi sbaglio. Cioè, è una roba fuori di testa. Cioè, lì ti viene addosso quel qualcosa in più, quella carica in più, perché non puoi deludere la gente. Certo. È un po' brutto il fatto che in questi anni si nota uno scollamento, cioè... Voglio dire, noi non siamo mai mancati, poi sicuramente le presenze si sono ridotte in gradinata. Il problema è lo scollamento dei giocatori in campo, cioè il coro non cambia, il tifo non cambia, è incessante, è coerente ed è più o meno sempre quello. Però evidentemente se cambiano gli uomini in campo, poi succedono quelle cose lì. Non lo so, io ripeto, gli anni che ho fatto io, ma veramente, ma non perché, cioè, quello che ha detto Francesco prima, cioè, è vero, cioè, noi veramente eravamo un gruppo, magari non eravamo la squadra che doveva arrivare quinta in campionato,
perché c'erano squadre più attrezzate di noi per arrivare davanti a noi. Però cioè, noi eravamo lì, volevamo arrivare lì, volevamo, cioè, per noi era tutto, cioè, per un calciatore della Samp, che all'epoca c'erano le sette grandi, Inter, Milan, così, e la Sampdoria vederla per tre quarti di campionato nei primi quattro posti, perché eravamo sempre stati lì, e cioè, per noi era una cosa, era come se stessimo vincendo lo scudetto, per noi, anche perché eravamo tutti giocatori che fino a due anni prima eravamo in Serie B, a parte Antonioli, Doni, ma il gruppo vecchio, lo zoccolo della squadra era in Serie B l'anno, due anni prima, perché abbiamo vinto il campionato, e dunque eravamo tutti giocatori, tra virgolette, di Serie B, però che volevano dimostrare di essere di più della metà classifica. Noi avevamo quell'obiettivo, quando ci siamo trovati lì, veramente volevamo raggiungere quell'obiettivo. Poi non ci siamo riusciti per un punto, però cioè, abbiamo dato tutto, forse anche di più di quello che potevamo dare per poter raggiungere quell'obiettivo, ma perché eravamo veramente un gruppo. Anche Antonioli, che era un ragazzo straordinario, che arrivava dalla Roma, che aveva vinto il campionato qualche anno prima, e lui era qui a Genova, abitava da solo perché sua moglie, avendo dei figli a Cesena, abitava a Cesena, veniva a cena anche lui il giovedì sera, magari eravamo tutti con mogli, fidanzate, così, lui veniva anche se era da solo, ma perché c'era il gruppo, ma si organizzava apposta la cena del giovedì, e tutti sì, ci sono, e secondo me quel gruppo lì ha ottenuto dei grossi risultati. Bisogna avere fortuna a fare un gruppo che poi ha fiatato, non è facile comprare il culo di comprare quei giocatori con un carattere espansivo. No, ma noi abbiamo avuto la fortuna di avere una società forte alle spalle, anche con persone, Marotta, Asmini, che sapevano fare il loro lavoro, avevano il loro ruolo e sapevano dove volevano portare e arrivare con la Samp. Che l'anno di Serie B praticamente eravamo già una squadra, secondo me, pronta per fare la Serie A, non nei primi posti, ma probabilmente per giocarci la salvezza tranquillamente, ci saremmo salvati già con la squadra di Serie B. L'anno dopo in Serie A hanno aggiunto due o tre pezzi, non di più, e l'anno dopo ancora ne hanno aggiunti due o tre. Però mettendo dentro tre giocatori in una squadra già composta da 18-20 giocatori e fargli capire a quei tre lì cosa sia il gruppo, com'è il gruppo, come si lavora, è molto più facile che tenere 10 giocatori e buttarne dentro altri 15. Cioè, lì ti perdi. Secondo me la Samp in questi anni ha cambiato tanto, tante volte. Tanti giocatori, sono sempre andati via 4, 5 giocatori, sono arrivati 6, 7, 8. Come fai a fare gruppo così? Poi stranieri, non conoscono la lingua, si devono ambientare, non è facile. Cioè, e dunque la differenza è stata quella. Forse da quel punto di vista siamo stati anche fortunati, perché ci sono squadre che ne hanno cambiati il doppio, se non il triplo. E una squadra ce l'abbiamo qua a fianco, nel senso. Non so di cosa parli. No, a me viene da ridere quando ho letto una dichiarazione del loro capitano Criscito, che a Genova c'è solo una squadra, l'altra è di San Pier d'Arena, ha detto una roba del genere. Sì, mi ricordo qualcosa. Tante cazzate, Criscito, che non ne ricordo manco più. Cioè, ma lì vuol dire proprio non aver rispetto fanno i ruffiani per... Scusate, ma uno che ha trovato l'accordo a metà campionato che sta retrocedendo per andare a prendere dei sacchi in Canada.
cioè io credo che ognuno si debba guardare in casa propria. Io cioè, non parlerei mai del, cioè, del Genoa. Se gioco nella Sampdoria non me ne frega nulla del Genoa, se gioco nel Milan non me ne frega nulla dell'Inter, così, cioè, guardo in casa mia. Però di Menardi nei tunnel, però, Ma sì, ma poi in campo si danno, si prendono e via. In campo, bravo. Io quando leggo queste dichiarazioni che fanno i giocatori, la Sampdoria non è di Genova, ma Istigano, questi picchiano i tifosi. Ma sì, ma poi dico, stanno lottando per vincere il campionato? No. State lottando per andare in UEFA? No. Cioè, non potete neanche cantare più di tanto, perché cioè, mi sembra che siano quasi in fondo. Cioè, sì, appunto. Stai lì e cerca di fare il tuo meglio per poter salvare la tua squadra, ma non parlare delle altre, ma soprattutto non mancare di rispetto. Vabbè, fondamentalmente non ha questa tua intelligenza, e quindi... Sì, però è brutto, perché poi alla fine vivi in una città dove ci sono due tifoserie, e se io fossi un tifoso della Samp e magari la stagione non sta andando bene, ti becco in centro... E ti dico anche che sei un nemerito rincoglionito. Cioè, ma tanto lo sa lui. Ma secondo me dopo, non aspetto pure che glielo dicessero i suoi tifosi. Dopo sinceramente quello che fa Criscito e il Genoa, a me non è che mi importi più di molto. Ma infatti siamo in due. No, però mi fanno ridere certe dichiarazioni, perché... Sergio, tra l'altro, io mi ricordo ai tuoi tempi, nei pre-derby. Ti dico solo che se ci fosse stato il derby e dalla parte della Samp ci fossero determinati giocatori del 2002-2003, qualcosa, quando si arriva in mezzo al campo, cioè, secondo me a Criscito gli arriva, per fargli capire, sì, va bene, siamo di San Pier d'Arena, però... E invece si è abbracciato Quagliarella dal campo e... No, va bene, lì poi ci sono amicizie. Fai finta almeno in campo. Seguendo il discorso che faceva Sergio, io mi ricordo ai suoi tempi, nei pre-derby, erano uscite delle dichiarazioni abbastanza pesanti, come quelle di Criscito, di Carparelli. Ha fatto una brutta fine. Era già di uomini di M. L'ha fatto volare oltre i cartelloni, buon Mirko Conte, ragazzi. Sì, l'ho letta l'intervista di Mirko Conte, data in mano a me, aveva detto una roba del genere, ci penso io. Sì, esatto. Ma era un altro calcio. È recente, però sembra anni luce. Sì, infatti. Era un altro calcio. Ti ripeto, in area ai tempi miei volavano cazzotti, volavano spintoni, volavano tirate, volavano pestoni, volava di tutto. E chissà in Serie C come era. Adesso non lo puoi fare, perché se fai un pestone o tiri la maglia o dai un cazzotto o uno spintone, calcio di rigore, espulsione, e via. Ti faccio passare telecamere che ha mandato Angelo, che è una vecchia. Lo dicevamo l'altro giorno con me. Lo metto così in sottofondo, tanto che chiacchieriamo, ci guardiamo ne un po'. Ne parlavamo domenica prima della partita, che vabbè, ma poi io esagero, devo stare tranquillo. Non si fanno più queste cose, mancano tantissimo, e sentire Sergio che comunque diceva la presentazione un assurdo, guarda lì non ci stavano Spillo, io ero presente tra le altre cose, però niente, c'è un unico responsabile, quindi basta, poi non parlo più, raga, basta veramente. Mi ricordo quel giorno lì o l'anno dopo che girava la voce che sarebbe apparso Recoba come acquisto, misterioso, e poi solite bufale genovesi.
Però erano bellissime le presentazioni. No, ma era pienissimo. L'aveva avuto Novellino a Venezia, ricordo. Gran giocatore. È un altro che secondo me ha dimostrato meno del suo valore. Si è dimostrato con noi quando abbiamo perso a San Siro 3-2 gli ultimi minuti. Ha dimostrato meno perché ha voluto rimanere a Milano dove non giocava mai. E... peccato perché sì, cioè, secondo me ho sempre reputato un giocatore fortissimo. Quindi sì. Sergio, parlavi prima di Cassano. Cassano secondo te non ha dimostrato anche lui meno del suo valore per le qualità che aveva comunque? No, Cassano non è che ha dimostrato meno del suo valore. Cassano l'ha sempre detto anche lui che se avesse avuto un'altra testa probabilmente avrebbe giocato nel Real Madrid, avrebbe giocato. Cassano il suo valore l'ha dimostrato e poi non, il suo problema, come dice lui, era che ogni tanto gli si chiudeva la vena e partiva. Però Cassano il suo valore l'ha dimostrato. Che con voi era Bellucci quello che si prestava ogni volta a toglierlo dai vari arbitri quando ma si lamentava. No, io dico che quell'anno lì credo che Antonio, a parte quella sfuriata col Torino, sì, col Toro, sì. Col Toro poi si sia comportato bene, anche durante la settimana, gli allenamenti si è sempre comportato bene. Non ha fatto nessuna... come la chiamavano all'epoca, cassanate. Almeno per quell'anno che ci sono stato io, che mi ricordo io, si è sempre comportato bene. E invece, che poi scusate, abbiamo fatto benissimo senza Cassano quando gli avevano dato le giornate di squalifica. Sì. Le 5 giornate. Sì. Ma com'era giocare con lui? Cioè, nei miei 25 anni di Samp il mio giocatore preferito, non posso nasconderlo, e sono curioso di sapere com'era giocare con lui in campo, perché io mi ricordo l'anno che era arrivato mi aveva dato quasi l'impressione di essere un gradino sopra a livello di tecnica, chiamiamola così, quasi che facendo i passaggi che non gli altri non riuscivano a stargli dietro, mi aveva dato quell'impressione lì. Un giocatore di livello assoluto, c'è poco da dire, lui vedeva delle cose che gli altri non vedevano, lui arrivava quel secondo prima dove gli altri ci impiegavano, arrivavano dopo, cioè. E poi la cosa che ti rimaneva impressa era la facilità con cui lui faceva determinate cose che se ci avessi provato io mi facevo le ginocchia, i legamenti del ginocchio. Cioè, lui era, quando lo beccavi in giornata che stava bene, cioè, ragazzi, probabilmente era non dico il numero uno in Italia, perché in quel periodo c'erano i Pirlo, c'erano i Totti, c'era determinata gente, ma non era molto inferiore a loro, a Totti. Cioè, per me Totti è stato il giocatore più forte in Italia, ma Antonio, se non è stato subito dopo Totti, era il terzo, per le qualità che aveva. Sì. Sarebbe stata una bella coppia Manuel con Flacchi, devo dire. Guarda. Vedi, testa sicuramente. No, sicuramente ci si divertiva con due così, quello che posso garantire, perché anche Francesco, ti ripeto, gli voglio un bene dell'anima, tra l'altro sono stati a cena anche poco tempo fa insieme. Era un giocatore con delle qualità eccezionali, e poi quando metti insieme due giocatori che tecnicamente sono validi e si capiscono, secondo me ci sarebbe stato da divertirsi molto. Che te, tra l'altro, Sergio, avevi giocato con Francesco anche a Bari inizialmente. Avevamo vinto il campionato a Bari nel 96-97.
Era una grande... Bari, posso farti una, ma è una minchiata questa. Tu la conosci la leggenda della figurina, della tua figurina? Sì. Cioè la gente ci si è consumata i denti. Paolo Poggi. Allora vi dico che la mia figurina esisteva, perché io ho delle fotografie di album finiti con la mia figurina, mandati da miei amici che loro hanno finito. Il problema è che quelle figurine lì, quelle Chevingun lì, hanno avuto un successo incredibile, perché tutti i ragazzini volevano fare sto album perché davano un pallone, una maglia, non lo so che premi ci fossero. Nel momento in cui sono finiti i premi, non potevano più finire gli album, perché non avendo più premi da dare, questi qua gli arrivavano gli album che chiedevano il pallone, e se io non ho più il pallone da dare, cosa faccio? Tolgo due figurine, così più nessuno finisce gli album, i premi sono finiti, non devo dare più nulla a nessuno, e intanto i ragazzi continuano a mangiare le Chevingum. Incredibile. Hanno tolto Volpi. Hanno tolto me e Poggi. E Poggi. Dell'Udinese era. Sì. Ma raga, sono passati alla storia per sta cosa, cioè incredibile. Sì, era venuto, io ero a Bari, è venuta Rai 3, non so chi era, chi l'ha visto, boh, non so. Era un programma di Rai 3 che si lamentavano per queste cose delle figurine, e poi me l'hanno venduta che non avendo più i premi hanno tolto due figurine, ma non so se è vero, me l'hanno venduta così, ma ci può anche stare. Ci può stare, ci può stare. Allora, intanto ragazzi, siamo arrivati a 1:20 di live, Io vi devo salutare. Lo stressiamo. Sergio, sì. Se poi ti vuoi liberare... Sì, dai, 5 minuti, poi vado, che domani mattina devo partire presto per andare a fare la partita. Dove giocate? Giochiamo a Vicenza, in provincia di Vicenza. Dicevi prima, era la... quarti di finale della Coppa Italia Nazionale. Oggi è il ritorno, domani abbiamo il ritorno di questa partita, speriamo che vada bene. L'età media della squadra, tutti giovanissimi, immagino, no Sergio? Forza Cili. Allora, io ho un ragazzo dell'87 che è il più vecchio, e ne ho uno del 91, che sono i due o tre più vecchi, poi sono tutti 95, 96... 2000, 2004, 2001, 2002, 2003, 99, 2000, siamo parecchi giovani. Certo. È da quelli bisogna ripartire. In bocca al lupo. Speriamo che crepi, che domani crepi il lupo. No, per noi è una soddisfazione essere arrivati fino ai quarti, soprattutto perché abbiamo vinto la Coppa Italia regionale, e poco tempo fa siamo venuti a giocare lì in provincia di La Spezia, a Fezzano. Ah, con la S? Con la S, sì. Lì è proprio l'uscita di La Spezia. Okay. Siamo venuti a giocare lì e... abbiamo passato il nostro gironcino, adesso siamo arrivati ai quarti di finale, abbiamo vinto l'andata 1-0, adesso domani giochiamo a Montecchio e vediamo di passare questo turno, e poi siamo in semifinale, vedremo quello che sarà. Va bene. Io, Manuel, direi di lasciarlo andare, buon Sergio, e anzi di ringraziarlo che è stato nostro ospite. Grazie, perché anche davanti allo schermo mi hai nuovamente regalato emozioni, Sergio. Grazie a voi, e niente, ci vedremo presto, magari appena posso in gradinata, perché sono curioso di vedere com'è la gradinata con tutti i gruppi giù sotto. Ti aspettiamo a braccia Sergio. Ti aspettiamo a braccia. L'ultima volta che ci sono stato non è che non era soffocante, però... con i due gruppi divisi uno sopra e uno sotto, magari
era un po' diversa rispetto a, a domenica. Andiamo insieme nella bolgia, andiamo insieme a far casino. Dalle immagini, dalle immagini che ho visto mi sembra che ci sia un bel bordello. Eh sì. Possiamo confermarlo, direi. Cavolo, domenica è stato impegnativo una maniera. Sia anche quel valore aggiunto che i giocatori devono prendersi e responsabilizzarsi per non deludere la gente. Perché, esatto. Una tifoseria così non la trovi ovunque. E dunque è sempre meglio tenersela stretta. Ti aspettiamo. Io ho rivisto il video del riscaldamento domenica, è stato da brividi. Sì. Eh sì. Non l'avevo mai visto, forse, non ho mai fatto così casino durante il riscaldamento. Io lo dicevo ad Alessandro qualche live fa, anche a Loris. Io mi ricordo i vecchi video anni 90, quando la Sampdoria segnava, cioè vedevi proprio la gente nel parterre volare proprio di sotto, cioè c'è proprio una bolgia assurda. Questo è una delle cose che proprio mi fa piacere, che siano scesi tutti sotto insieme. Troppo tardi, i 20 anni sono stati troppi, 20 anni, 22 sì. anni, troppi. Perché uno esatto, di... due anni sono 20 che mancava sta roba qua. Uno stadio all'inglese fatto apposta per essere addossati al campo, 20 anni passati sopra a un piano superiore che guarda proprio non... dall'anno che siamo andati in Serie B 99. Esatto, esattamente. Sì. Ma va bene. Quanto va ti bene. Può far paura una cosa Sergio, grazie di tutto. Grazie a voi, ci vediamo ciao, presto. Sergio. Grazie. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Ciao. Ragazzi, vi saluto anch'io. Ciao. Angelo, mi mandi poi la puntata su di YouTube quando la cazzo con calma, con il tempo. Così la metto su Sampdoria anni 80. Assolutamente. Oh, ragazzi, seguite tutti il canale, Sampdoria anni 80, tanta roba. No, grazie. Assolutamente sì. Grazie, assolutamente. Ragazzi. Non posso dire al sindaco di mettere Sampdoria Style perché l'hai tolta, però. Quello là, è vero. Basta, che aveva anticipato basta. Lui. E Lodi è stato anticipato 3 anni prima l'arrivo di Eto'o. Mi dico, no, 2 anni prima l'arrivo di Eto'o e lo prendevano per il culo. Ti ricordi? ma infatti io posso dire parolacce, Manu. Sì. Mi ero rotto proprio il cazzo e quindi, no, è vero. E quindi ho chiuso tutto e non ho trovato più. Sì, ma io avevo l'uno dal sud, ti ricordi? Come no, Ale, ci siamo non sopportavo più nessuno, non so, perché se scrivevo Garrone e Tirchio, però lì scoppiava una bugna, sei un bastardo. Allora, io mi ricordo che l'anno che è arrivato Berghessio, io avevo scrivevo di Berghessio da un mese e mezzo prima che era completamente fatta veramente, infatti poi è arrivato, però le notizie che mi arrivavano era guarda che i prossimi giorni arriva all'aeroporto, giustamente io le riportavo, poi saltava qualcosa. Beh, cioè, saltava sempre qualcosa e è arrivato dopo un mese e mezzo. La gente naturalmente era colpa mia, che sparavo cazzate e quindi... No, poi no ma guarda, sì, ti fa passare la voglia. Loris diceva la stessa cosa. Tanto specifico, io lo chiamo sindaco e non Loris perché è un suo nominativo, però beh. È la prima volta che mi ha chiamato Loris perché siamo in diretta. Esatto. Diceva la stessa cosa di Loris anche il buon Matteo Politano di Blucerchiando, che lui nel 2014 per l'avvento di quel insomma, pagliaccio di presidente che abbiamo avuto fino a qualche mese fa, il giorno prima si era preso una sassata proprio di insulti incredibili, raga. Ma perché la gente è così, ragazzi, ora parliamoci chiaro, può magari romanzare un po' qualcosa, ma Parodi è praticamente un anno che dice che la Samp è in vendita, ed è la verità, cioè quando è arrivato Vialli con Dinan, che lui lo diceva, non ha mai detto delle cagate, ma infatti è poi uscita tutta la verità che personalmente sapevo,
ma alla Sampdoria hanno offerto tot soldi, ogni volta offrivano 60 e quel mongolo diceva no, ne voglio 80, gliene offrivano 80 e dopodiché diceva ne voglio 95, e allora poi uno, cioè, giustamente si stufa, ma erano tutte cose vere. È vero, cioè, solo che mi dispiace, solo che la gente pensa di sapere tutto di tutti, pensa di sapere più di tutti, e allora ti insulta perché dietro una tastiera sono bravi tutti. No, no, ti strettano, ti passava. Io l'ho chiusa, non ne potevo più, guarda. Sono arrivato ai punti e andare a cercare uno a Bolzaneto, mi sa poi una volta. Per mica basta, con i coglioni. Tra l'altro, è ritornato di nuovo online da qualche settimana Armata Blu Cerchiata. Io conosco il ragazzo e anche lui, dopo la sconfitta con l'Udinese, l'ha proprio detto, ha detto basta, poi vabbè, ha fatto bene a tornare, perché è comunque un peccato lasciare e buttare via una pagina con tanti like. A me è dispiaciuto tantissimo, come è dispiaciuto tantissimo poi chiudere la pagina della radio quando facevo Radio Samp, però poi esiste una vita reale che non è Facebook, e c'è anche da guadagnarsi da mangiare e c'è da staccare la testa da delle persone che veramente sono solo capaci ad aprire i social e insultarti pensando di conoscere. Questo, salutiamo il nostro amico che dice sempre che sia noiosi, speriamo che si sia fatto una bella dormita guardandoci. È quello che crea mille profili, lo saluto anch'io, gli do anche un grande bacio. Quali tifosi portano Flacchi e Volpi nei tre schermi? Chi? Assolutamente comunque, che sono tutti giornalisti, solo qua ci sono i tifosi. Benissimo. Comunque Ale, tu qualche giorno fa hai scritto una cosa giustissima. A parte quello, già, sempre, però hai scritto una cosa giustissima. Non esiste che quattro tifosi semplici come noi, un canale come SampTube, che per carità pagina numero uno in assoluto della Samp, ma non esiste che noi come altre pagine facciamo delle dirette, invitiamo giocatori come Flacchi, come Volpi, e nelle TV locali non si parla di Sampdoria, anzi si parla di tutt'altro, si deve tirare su l'altra squadra che sono andati a caccia ieri a Verona, sono tornati senza un fagiano, però erano in tantissimi in trasferta, cioè, è una roba pazzesca. Saltato Ale, mi sa. È saltato Ale, si è frizzato. Salta. Sono completamente d'accordo con te, Sindaco. Ne parlavo appunto con Alessandro qualche giorno fa. Eccolo qua, raga, questo è l'esodo, il famoso esodo, no? Madonna, questo... 2003 a Verona. Ah, in Modiana? O avevamo esatto. Quegli altri insegnano, raga, quegli altri insegnano. Ma no, ma basti vedere comunque anche lo stesso esodo che abbiamo fatto, mi sembra, con il Chievo nell'anno della retrocessione. Della retrocessione, esatto, io c'ero, ero là, raga, ma eravamo in ozio. È così, purtroppo tanto a loro basta che un allenatore faccia la scivolata sul campo e... sono tutti contenti e felici e sono grandissimi, lo scrivono tutti, a noi sparano solo le tane addosso, ma ce ne dobbiamo sbattere le palle e tanto sappiamo che siamo sicuramente migliori. Rudy Föller. Va bene ragazzi, vi saluto anch'io. Direi di sì, ragazzi. È stato un piacere. E saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima. Bella Loris, ci vediamo in gradinata. Vabbè Manu, ci vediamo alla prossima in gradinata, come ormai diventerà un'abitudine. Dai, direi di chiudere anche noi, Manuel. Sì, la chiudiamo qua perché è tornato No. Eccolo, si era frizzato. No, sono la batteria a 2%. Ah, ok, non so se mi hai sentito Ale prima. Ma la sento su YouTube. Ah, no, vabbè, molto brevemente
dicevo che avevi scritto che... Sì, ho sentito, beh. No, ma guarda, voi eravate bambini, non eravate neanche nati, ma era ancora peggio quando ero piccolo io, ragazzi, era ancora peggio. Una volta ho comprato la rivista Sampdoria Club, sì, che la faceva la Feder Club, sì, e dentro c'era stampato Doria Merda. Quello che della tipografia aveva scritto Doria Merda tra le parole. Pensa come erano già le presse all'epoca, entravano anche nel nostro giornaletto per insultarci. Il tipografo. Allucinante. Per dirti com'era una volta, figurati lì. Madonna mia. Minchia, me ne fregassi un cazzo di quelli là, ragazzi. È così, dai, Benicio, hanno più culo che anima. No, quest'anno, non, cioè, per la regola dei grandi numeri non può andare bene di nuovo, dai. Ma raga, non avete capito che sono salvi, cioè, sì, è vero, è l'anno prossimo di nuovo di ultimi, cioè, vuoi privarti di vincerli e vederli sempre in fondo alla classifica. Io fossi in te, Manu, chiuderei la puntata con l'inno della Lazio, così. Va bene, ragazzi, sentiamo la prossima. Buonanotte, ragazzi. È stato bellissimo, bellissimo. Buona serata. Buona serata a tutti, ragazzi. Buona serata a tutti. Buonanotte, ciao. Sono senza mano, ciao.